benvenuti a tutti, è sempre un piacere rivedere facce note e anche facce nuove alle nostre visite. La chiesa di San Pietro in Gessate a Milano ha una lunghissima storia. C'è una prima fase in cui sono attestati gli umiliati in questo luogo, ma di quella chiesa non c'è più niente, perché a un certo punto venne ristrutturata e ricostruita totalmente da quel forte Solari, che stava lavorando anche a Santa Maria delle Grazie, quindi uno degli architetti più importanti del periodo tardo medievale rinascimentale di Milano. L'interno, per chi non lo conosce, ci riserverà molte sorprese, quindi io direi che possiamo entrare e cominciare a godercelo. Alla rinfusa, così ve le posso citare adesso, una tappa storica, una tappa artistica, una tappa bellica e soprattutto una tappa suggestiva in fondo alla mia discussione. Innanzitutto, questa è la cappella Grifo, dei Grifi, non è importante stabilirlo perché poi si tende comunque a storpiare il nome nel corso dei secoli. Innanzitutto, chi era Ambrogio de Grifo, Grifi, dei Grifi? Nasce nel 1420 a Varese e da un famoso mercante della zona e da una nobildonna della famiglia Castiglioni. Sin da giovane viene istruito all'Università di Pavia perché i genitori lo mandano a studiare medicina, dove si laurea. Verrà registrato, e questo sarà il segno di tutta la sua esistenza, verrà registrato nell'Ordine dei Medici del Comune di Milano, chiamiamolo così, il giorno che di fatto Francesco Sforza diventa Signore di Milano. Siamo nel marzo del 1450. Da uomo di 73 anni, non è idealizzata come stile tombe michelangiolesche, lui era proprio così, lo si dimostra anche dalla parte che è sopravvissuta di questo monumento, perché voi vedete la lastra, vedete l'epigrafe, vedete i ritratti, ma era molto molto più grande e non era soprattutto incassata così a muro, con la tomba separata da una teca. La rappresentazione di Sant'Ambrogio vestito con la mitra, così, con in mano un frustino, è una delle prime rappresentazioni che ce ne parla con questo vestiario. Quando Sant'Ambrogio appare per la prima volta
col fustino, secondo la tradizione milanese, il 21 febbraio del 1339. Il 21 febbraio del 1339 si conclude, dopo due giorni di aspri combattimenti che lasciarono sul terreno circa 7.000 persone, soldati, la battaglia di Parabiago. Che è una delle città murate più interessanti e meglio conservate nel circuito delle città murate, cioè tutta circondata dalle mura medievali, molto ben conservate e molto ben tenute. Vi lascio la visione, vi ringrazio ancora di essere qui e ci sentiamo dopo con la conferenza a seguire. Grazie. Montagnana deve la sua fama alla cinta di mura medievali, che ne fecero per secoli un baluardo contro le invasioni dei potenti comuni e signorie confinanti. Le mura, costruite tra il XIII e il XIV secolo e rafforzate da 24 torri, misurano circa 2 km e si sono conservate con modesti restauri fino ad oggi. Partiamo intanto, occupati, vi presenti e io preparo il... Allora, buongiorno a tutti e grazie di essere qui. Mi chiamo Laura e allora vi racconto un po' come è nata questa ricerca e cosa faccio. Mi occupo di storia delle immagini, che in Italia è un campo un po', diciamo, a metà tra la storia e la storia dell'arte. E infatti è un percorso di studi che un po' riflette quella che è diventata la mia passione lavorativa. Mi sono laureata in storia dell'arte medievale, quasi insomma nel secolo scorso ormai, quindi è una data abbastanza lontana, a Bologna, con una tesi sulle immagini di culto di Sant'Antonio Abate. E da lì poi è partito un dottorato che ho terminato nel 2007, sempre a Bologna, tra Bologna e Parigi, e dal 2007, dopo varie peregrinazioni, abito, vivo e lavoro a Firenze. E qua ora collaboro con questo istituto dal nome strano che Maurizio non ha nominato, che è il Kunsthistorisches Institut di Firenze, che è famoso come Istituto Germanico di Storia dell'Arte, è la più grande biblioteca di storia dell'arte sul suolo italiano, ma non è un centro italiano, è un centro di ricerca tedesco, è nato alla fine dell'Ottocento per iniziativa di un gruppo di storici dell'arte tedeschi e adesso fa parte di una rete di centri di ricerca tedeschi, Max Planck, che sono quasi tutti dedicati alla scienza, alla fisica, alla matematica, però alcuni di loro sono dedicati alle scienze umane e due istituti di storia dell'arte sono in Italia, Firenze e Roma e il terzo a Monaco. A Firenze faccio varie cose, quindi lavoro attualmente con la Giunti, quindi collaboro con la Giunti Scuola per libri scolastici, quindi stiamo facendo nuovi libri di storia dell'arte per i vostri figli. Quando ho iniziato a dedicarmi allo studio della figura di Sant'Antonio Abate ero molto giovane, avevo 21 anni, quindi diciamo più o meno ho dedicato a questo lavoro una decina di anni, facendo anche ovviamente altre cose. E quello che mi interessava, nel modo un po' confuso in cui può interessare a una persona che sta facendo l'università a 21 anni, era il rapporto tra il testo e l'immagine nella formazione, nella creazione del culto per un santo. Quindi ho scelto un santo molto popolare e anche abbastanza famoso e che a me era particolarmente familiare perché sono di Parma, quindi diciamo una grossa devozione emiliana per Sant'Antonio Abate legata a tutta la lavorazione diciamo del maiale una volta che il maiale è stato ucciso, quindi ancora ci sono crocifissi e luoghi di lavorazione del maiale che portano il nome e l'insegna di Sant'Antonio Abate, quindi l'idea mi sembrava interessante da questo punto di vista. E che cosa ho fatto nella mia ricerca? Ho lavorato con diversi tipi di materiali, prima di tutto con un materiale, sembra banale dirlo, però molto fisico, quindi mi sono occupata di cercare di capire cosa era successo alle ossa di Sant'Antonio Abate e al corpo di Sant'Antonio Abate una volta che, come vedremo, questo culto è arrivato in
in Europa, nel Medioevo. Quindi è una vicenda anche abbastanza divertente. Vi parlerò un pochino dei due corpi di Sant'Antonio Abate, e questa insomma è una cosa che mi interessava ricostruire. E poi in questa scheda che vedete alle mie spalle vi ho messo un po' di esempi di cose con cui ho lavorato, quindi nella cassettina è una delle cassette in cui sono conservate le ossa di Sant'Antonio Abate, qui vi ho messo due esempi di due testi dedicati alle leggende e alla vicenda di Sant'Antonio Abate, e poi un'immagine che a dire il vero è l'immagine che io avrei voluto come copertina del libro, ma insomma non andava bene per una serie di scelte editoriali, però è quella che forse rappresenta meglio che tipo di culto c'è in Italia tra 3 e 400 per Sant'Antonio. Innanzitutto, non so se per tutti è familiare, non so se a tutti la storia di Sant'Antonio Abate è familiare, vi ho portato, questa è la ricostruzione di un ciclo di affreschi su cui ho lavorato tanti anni e su cui stiamo finendo un grosso progetto di restauro, e mi piace portarli diciamo un po' in giro, un po' in tournée, perché sono affreschi che si trovano vicinissimo a Firenze in un convento che è stato trasformato nell'Ottocento in casa privata. Quindi è una situazione in cui davvero questi affreschi trecenteschi bellissimi erano molto abbandonati. Le foto qua della ricostruzione mi fanno vedere una situazione di degrado abbastanza alto. Adesso vi assicuro, sono stati restaurati grazie anche a un grosso impegno economico sia della famiglia sia della regione toscana. Quindi spero che se ci incontreremo un'altra volta vi porterò la nuova campagna fotografica per farvi vedere insomma anche a livello pratico questo tipo di studi anche un po' così lontani sembrano dalla vita di tutti i giorni, per che cosa servono per tutelare e salvare il nostro patrimonio. Sono, vi dicevo, affreschi molto rovinati, vi faccio vedere la cappella come aperta, no? Squadernata, immaginatevi una cappella con tre pareti che io vi ho aperto in tre in un fotopiano, montandoli anche un po' sporchi, diciamo. E quello che si vede in questi affreschi è la vicenda di Sant'Antonio così come ce la tramandano le fonti antiche. Siamo nell'Egitto tra III e IV secolo, e Sant'Antonio lo vedete nella prima scena. Sant'Antonio è un giovane che è orfano, ha perso entrambi i genitori, viene da una famiglia cristiana, quindi nell'Egitto cristiano, prima che il cristianesimo sia religione legalizzata nell'impero, e illuminato da un passo del Vangelo, del Vangelo di Matteo, decide di dare ai poveri e ai bisognosi, che vedete qua rappresentati, tutti i suoi beni e di camminarsi per il deserto. È un anziano eremita che gli insegna come vivere e sopravvivere nel deserto. Il testo da cui conosciamo tutte queste vicende è un po' il testo che fa la fortuna di Sant'Antonio nel mondo tardo antico. La situazione di Sant'Antonio doveva essere una situazione simile a quella di molti altri eremiti, cioè persone che per fede religiosa si allontanavano dai centri abitati in Egitto, si incamminavano verso il deserto, e nel deserto vivevano una vita di privazione e di solitudine. Di fatto dovevano esserci molti eremiti che conducevano una vita di questo tipo. Sant'Antonio ha una grande fortuna, quella di avere un biografo molto bravo che scrive un testo sulla vita e gli accadimenti di Sant'Antonio nel deserto, che conosce un'enorme fortuna. Il testo è scritto in greco, è tradotto nelle principali lingue orientali, è tradotto molto rapidamente in latino, e questo ovviamente fa la fortuna di Sant'Antonio e della sua scelta di vita e del suo stile di vita, proprio perché ha questo biografo bravissimo che scrive per lui questo testo. In questo testo vengono raccontate le vicende che vedete nella parte superiore degli affreschi, che sono le vicende di tentazione nel deserto. Qua, nella parte vicino alla finestra, Sant'Antonio sta scappando da un masso d'oro. Il masso d'oro non c'è più negli affreschi, c'è una grossa lacerazione nella parete, però Sant'Antonio in questo modo si sta allontanando da un masso d'oro che gli è comparso nel deserto e sta scappando da questa tentazione.
i diavoli gli distruggono l'erba, quindi è una vita davvero molto, molto difficile, e poi i diavoli gli compaiono in questa scena sotto varie forme, forse li vedete, forse lo vedete meglio qua, lo compaiono sotto varie forme, prima sotto forme di diavoli dall'aspetto terribile che lo battono con un bastone, e poi sotto forma di animali feroci che escono dall'erba distrutto, quindi una vita di privazioni e di tentazioni nel deserto. L'altro testo molto famoso di cui conosciamo, dedicato diciamo alla vita di Sant'Antonio, è un testo sempre tardo antico, quindi sempre composto a poca distanza dalla morte di Sant'Antonio, che narra però le vicende di San Paolo, prima venuta. E mi ha detto Maurizio che alcuni di voi sono stati stamattina sempre ingessate, no? Siete le stesse persone, ok? Quindi forse avete visto queste scene che vi sto raccontando anche negli affreschi in San Pietro ingessate. Cosa succede? Sant'Antonio è ormai anziano, aspetta, vediamo se ho degli incantamenti, qua. Sant'Antonio è ormai anziano e un angelo lo illumina sul fatto che esiste nel deserto un eremita più antico di lui, cioè più anziano di lui. Quindi Antonio si incammina nel deserto per incontrare questo eremita. Nel deserto lo guidano una serie di animali, tra il fantastico e il reale, quindi un satiro, un centauro e poi una lupa, finché finalmente Antonio incontra Paolo e insieme dividono il pane portato da un corvo. Quindi questo è un testo molto famoso, scritto da Girolamo, lo stesso San Girolamo che traduce la Bibbia dal greco al latino. San Girolamo scrive tre biografie di eremiti tardo antichi, tra questi c'è la biografia di San Paolo prima eremita, ma di fatto San Paolo è un personaggio quasi secondario nel testo a lui dedicato, perché il vero personaggio che si muove, che attraversa il deserto, è Sant'Antonio. Quindi da questi dati di base possiamo ricostruire la vita di Sant'Antonio, possiamo anche avere abbastanza fiducia sul fatto che quello che vi sto raccontando è davvero la vicenda reale di Sant'Antonio, perché Atanasio, l'autore della prima biografia, scrive a pochissima distanza dalla morte di Sant'Antonio, quando molti dei discepoli e delle persone che avevano conosciuto Antonio sono ancora in vita, quindi possono eventualmente smentire questa versione. E spero di avervi ricostruito un po' le ragioni e le devozioni di questo culto, con tutta una serie di testi e di supporti diversi, quindi immagini, leggende e soprattutto i due famosi corpi di Sant'Antonio. Questo è l'indirizzamento, quindi se avete curiosità o altre questioni a cui non riusciamo a rispondere oggi, e nell'indirizzo sotto, che in realtà è sbagliato, fate così, se mettete su Google il mio nome, se no adesso ve lo correggo molto rapidamente, trovate un sito che si chiama Accademia, dove ci sono gran parte delle mie pubblicazioni, tranne per una questione di diritti libri. Quindi insomma, se avete bisogno di altre informazioni, sono volentieri a disposizione. L'immagine che vedete sotto è l'immagine di una favola tedesca dell'Ottocento, illustrata da un illustratore tedesco, che ci racconta come alla fine di tutta una serie di perigliose tentazioni Sant'Antonio è finalmente assunto in cielo con il suo maglietto. Questa immagine credo molto carina e molto buffa da chiudere questa vicenda. Grazie mille per la vostra attenzione.